Roberto Contessi, la situazione attuale è sicuramente terribile, almeno per quanto riguarda i cantieri. Ma sicuramente anche perché ci sentiamo un attimino abbandonati dalle istituzioni, perché nel nostro settore hanno aperto praticamente tutti e non si capisce perché la parte dell'edilizia proprio civile, che sia residenziale o meno, la lasciano chiusa. Poi, tra parentesi, chi fornisce il calcestruzzo, anche altre aziende di filiera sono bloccate e non si capisce il senso di queste liberalizzazioni così a spot che non seguono un filo logico. Che appello vuole lanciare? Lancio un appello semplicissimo. La regione Friuli Venezia Giulia ha uno statuto speciale che vive delle risorse date dai contribuenti del nostro territorio. Noi abbiamo un indotto che nessun altro settore merceologico ha. Se non ripartiamo noi, credo che ci saranno grandissimi problemi di liquidità e probabilmente molti servizi che la regione ha erogato fino all'altro giorno saranno messi in discussione. Fiscalità da mantenere in casa? Assolutamente, qui io lancio un appello veramente accorato e riprendo le parole del vice presidente Riccardi che ha rilasciato un'intervista oggi e dico: dobbiamo prendere esempio dal 1976, quindi l'anno del terremoto. Lì c'è stata una solidarietà totale, tutte le persone si sono raccolte per dare un aiuto a tutte quante le categorie. In questo momento noi chiediamo assolutamente alla Regione di chiudere i confini regionali perché tutte le nostre risorse devono essere spese all'interno del nostro territorio per ricostituire quello spirito di corpo e di solidarietà che abbiamo avuto nell'anno del terremoto che ci ha salvato. Peggio del terremoto in questo momento. Assolutamente, perché durante il terremoto erano altri momenti, ma avevamo un nemico conosciuto. Il nemico ce l'avevamo solo noi, qua il nemico è sparpagliato in tutto il mondo e quindi le ricadute saranno nettamente peggiori. Quanti milioni di euro fermi ci sono per i cantieri in Friuli Venezia Giulia? Guardi, neanche il più grande economo mondiale può dire a che punto siamo a livello di danno economico. Io le dico solo che fino all'altro giorno l'80-85% delle imprese era chiuso, ma per di più ci sono delle categorie merceologiche che staranno chiuse 3 mesi con tutti i costi relativi ed è impossibile che nei mesi seguenti abbiano un utile che le permetta di recuperare i mesi persi. Per questo avranno bisogno di liquidità a fondo perduto sicuramente e per questo rinnovo diciamo l'appello a tutti i cittadini della regione Friuli Venezia Giulia di spendere i loro soldi per le attività, nelle attività del diciamo territorio, perché è fondamentale.